Bentornati al nostro nuovo appuntamento con Più Salute. In mia compagnia la dottoressa Milena Calderone, neuroradiologa, alla quale ovviamente do il più cordiale benvenuto, con la quale parleremo della risonanza magnetica nucleare, un esame abbastanza di routine al giorno d'oggi, ma che incute purtroppo ancora un po' di timore. Dottoressa, conferma questa mia affermazione? Sì, direi che confermo che c'è ancora un po' di paura e faccio subito una precisazione. Non si chiama più risonanza magnetica nucleare, è stato tolto il termine in ambito medico nucleare proprio perché nucleare dava al paziente un senso di qualcosa di pericoloso perché evocava l'energia nucleare, quindi il rischio di radiazioni. La risonanza magnetica è un esame che non utilizza radiazioni ionizzanti e quindi da questo punto di vista è un vantaggio perché è poco invasiva e non è, diciamo così, pericolosa in condizioni di sicurezza, ma è un esame che utilizza un grosso campo magnetico, per cui l'apparecchiatura è costruita in maniera particolare perché è come se fosse una grande calamita, e dentro questo ambiente in cui c'è il campo magnetico viene somministrata all'organismo energia sotto forma di onde radio e la macchina poi diventa una specie di grande ascoltatore di quello che il nostro organismo emette e quindi è in grado poi di decifrare i segnali. I vantaggi della risonanza magnetica sono appunto la sua versatilità perché è utilizzabile in tantissimi ambiti e il grande vantaggio è che non utilizza radiazioni ionizzanti, quindi riesce a dare moltissime informazioni anatomiche al medico, diciamo così, senza essere nociva per il paziente. Quando parla di condizioni di sicurezza, che cosa intende? Intendo che ovviamente è una attrezzatura medica, quindi deve essere gestita da personale specialista, del medico radiologo che deve essere sempre presente e supervisionare l'esame, il tecnico di radiologia medica che deve sapere come condurre l'esame, nel senso che è tutto sicuro dentro un ambito controllato, perché è comunque un'energia che viene somministrata. In effetti la risonanza magnetica, prima di poterla eseguire bisogna sottoporsi a tutta una serie di domande. Esiste un questionario anamnestico, è un questionario sviluppato dalle società scientifiche ma recepito anche dalla legge italiana, cioè lo Stato italiano obbliga a fare queste domande al paziente proprio per escludere condizioni che potrebbero essere rischiose. Perché, dicevo, la risonanza è una sorta di grande calamita e quindi tutto quello che è ferromagnetico, quindi quello che verrebbe attirato da una normale calamita, viene attirato anche dalla risonanza. Quindi ci vuole una formazione, una preparazione sulla impostazione dell'ambiente. Il paziente non deve avere addosso nulla che possa interferire con l'esame, anche perché potrebbe essere pericoloso per sé e per gli altri. E soprattutto bisogna porre molta attenzione a tutta quella che è la storia clinica del paziente, quindi escludere interventi chirurgici o dispositivi che possono essere controindicati o che richiedano una particolare attenzione. Per esempio i pacemaker, per esempio alcuni stimolatori di crescita ossea, cioè ci sono alcuni device che sono fondamentali per la vita e che ringraziamo la tecnologia di averci ridati, che non possono essere sottoposti a risonanza magnetica, oppure, che quello che succede sempre più spesso, possono essere sottoposti soltanto in certe condizioni. Quindi cosa vuol dire? Che noi dobbiamo sapere marca e modello della protesi d'anca, per esempio, in modo che noi possiamo tarare l'energia che somministriamo in maniera che di poter avere l'esame diagnostico senza avere conseguenze negative per il paziente. Che tipi di risonanza magnetica esistono, dottoressa? Come apparecchiature esistono vari tipi di risonanza magnetica, esistono apparecchiature a basso campo in cui il campo magnetico è limitato e le apparecchiature sono piccole, quindi sono dedicate ad alcuni settori, per esempio alle articolazioni. Esistono risonanze magnetiche a campo intermedio e esistono risonanze magnetiche ad alto campo, un tesla e mezzo che sono le più diffuse. Adesso per uso clinico è approvata anche negli ultimi anni la risonanza a 3 tesla e poi per attività di ricerca esistono risonanze anche a 7 tesla. Ovviamente più è alta l'intensità di campo, più è complessa la tecnologia, però è più dettagliata l'informazione che noi possiamo ricavare, per cui risonanza magnetica ad alto campo sicuramente forniscono delle immagini di una qualità che per il medico è sicuramente superiore. Ovviamente dipende dalla patologia, perché ci sono alcune patologie che non hanno bisogno di arrivare a delle risonanze ad altissimo campo, mentre per altre patologie questo fa veramente la differenza. Ad esempio? Beh, per esempio lo studio del sistema nervoso centrale sicuramente è
lo studio che beneficia della risonanza a 3 Tesla. La risonanza a 3 Tesla poi permette anche tutto uno studio funzionale, quello che molte volte il paziente conosce meno, perché diciamo così rientra un po' più nelle competenze mediche, è che la risonanza non fa semplicemente una fotografia della nostra anatomia, ma la risonanza, soprattutto la risonanza a 3 Tesla, può andare a studiare anche i metaboliti, cioè vedere cosa c'è all'interno del nostro cervello. Per esempio, ci sono delle malattie metaboliche per cui la concentrazione di alcune sostanze è più alta, quindi la risonanza permette di fare la diagnosi, così come permette di caratterizzare i tumori e capire che tipo di tumore è, quante cellule ci sono, se c'è un'aggressività in quelle cellule, permette di vedere come viene vascolarizzata una lesione. Cioè, ci sono tutta una serie di tecniche, diciamo così, avanzate che si possono fare con la risonanza a 3 Tesla e che è più difficile fare con delle risonanze a basso campo. Risonanza aperta o risonanza chiusa, dottoressa? Qual è la differenza? Allora, per risonanza aperta si intende una risonanza in cui non c'è il cilindro e devo dire che ultimamente ce ne sono sempre meno di queste risonanze, perché il difetto è che il campo non è omogeneo e quindi l'esame ha una qualità un po' inferiore. Risonanza chiusa vuol dire che c'è il cilindro. È anche vero che adesso questi cilindri sono molto più ampi, quindi rispetto a quando abbiamo cominciato che il cilindro era stretto, adesso sono dei cilindri molto ampi, sono più corti, sono luminosi, c'è una bella luce all'interno, addirittura molte aziende lavorano anche sul colore, per cui durante l'esecuzione dell'esame il paziente può vedere cambiare i colori. La cromoterapia. Esattamente. Adorabile. Diciamo che più che una cromoterapia è un modo per cui il paziente riesce a rilassarsi. Se si rilassa l'esame viene meglio, perché il paziente è più fermo e quindi si conclude anche prima, quindi è tutto un insieme di cose che permettono di mettere il paziente nelle migliori condizioni. Non bisogna cercare la risonanza aperta a tutti i costi, bisogna cercare una risonanza in cui il paziente possa avere comfort e quindi è spesso quasi più l'equipe e la tipologia di apparecchiatura, indipendentemente dal chiuso aperta, che mette il paziente nelle condizioni di comfort. L'entrare in empatia credo sia fondamentale, sì, no, sì, dottoressa? Sì, conta moltissimo. Conta la tecnologia, ma come sempre in medicina la tecnologia nelle mani buone. Conta molto anche il modo con cui un paziente viene accolto a fare l'esame, certo. Quanto è consapevole di quello che succederà. Per esempio, spiegare prima al paziente che sentirà dei rumori, che questi rumori non sono altro che delle onde radio, permette al paziente di concentrarsi. Per esempio, le ultime risonanze parlano al paziente, per cui dicono al paziente questa sequenza durerà 3 minuti, e questo permette al paziente di concentrarsi su un tempo che gli è noto, certo. E quindi di non avere davanti l'ignoto, ma avere davanti un tempo definito, e questo sicuramente aiuta. Ed infatti in molte situazioni il paziente dice: a metà, mi dite che siamo arrivati a metà, è vero, dottoressa? Assolutamente sì. Invece i claustrofobici possono fare la risonanza? Allora, certo, i claustrofobici possono fare la risonanza, ci sono queste tecniche che aiutano molti pazienti che credevano di essere claustrofobici, invece non hanno avuto nessun problema. In alternativa si può ricorrere alla sedazione. Attualmente sono disponibili dei farmaci, non serve che i pazienti siano in strutture ospedaliere, perché anche le strutture così sul territorio possono fornire la sedazione, e quindi il paziente complicato può ricorrere all'aiuto farmacologico che dura giusto il tempo dell'esame. Io so che lei, dottoressa, dedica sempre particolare attenzione ai bambini quando devono fare la risonanza magnetica. Sì, mi sono occupata molti anni di neuroradiologia pediatrica e quindi è stato il mio primo grande amore, e lavorare con i bambini è sempre qualcosa di straordinario, difficile ma anche straordinario. E i bambini di una certa età, dai 5-6 anni, con una buona preparazione, con dei genitori che spiegano prima come affrontare l'esame, riescono ad affrontare l'esame anche senza sedazione. Ovviamente i bambini più piccoli dipende molto dall'età, e nei bambini la sedazione va fatta in ambiente ospedaliero perché richiede una protezione maggiore, però diciamo così che riusciamo a fare la risonanza anche a molti bambini con una, diciamo così, sinergia, un'alleanza tra genitori e medico, preparando il bambino. I bambini hanno paura dell'ignoto, se sanno cosa vanno incontro sono più tranquilli. È stata con noi la dottoressa Milena Calderone, neuroradiologa. Vi ringrazio per essere stati con noi e a tutti voi l'arrivederci alla prossima puntata.